Sammy Basso Wild, anno 2013 a Wild Oltre Natura, condotto dalla bella e sexy fiammiferica Cicogna, ci parlarono della storia di Sammy Basso, un ragazzino che all'epoca nel 2013 aveva solo 17 anni di età, purtroppo sofferente di progeria. Che cos'è la progeria? È una malattia degenerativa che provoca un invecchiamento precoce nella persona che purtroppo ne soffre, quindi un ragazzo come Sammy, che all'epoca aveva 17 anni di età, ne dimostrava molti, molti, ma molti, addirittura 70 o 80, e per l'appunto aveva questa patologia. Questo ragazzino però, nonostante questa malattia degenerativa, continua a vivere la vita, vuole vivere la vita, gioisce di ogni momento, di ogni istante che il buon Dio gli riserva e gli concede, per l'appunto, per continuare a condurre una esistenza felice e appagante. Proprio di Sammy mi piace il fatto che, nonostante questa malattia va avanti per la sua strada, è felice di vivere la vita, è contento, non ha problemi di sorta, apprezza il dono della vita, ma soprattutto va avanti per la sua strada, convinto di appunto avere una vita come tutti, infatti è quella che ha. Circondato questo ragazzino, che vi ricordo proviene da Vicenza, città dell'Italia del Nord, circondato dall'affetto dei suoi amici che gli vogliono un gran bene, ma circondato anche dall'amore più puro e più forte dei suoi familiari, la mamma e il papà, il babbo. Insomma, Sammy è un ragazzo vivido mentalmente, un ragazzo simpatico, un ragazzo divertente, un ragazzo che per l'appunto è giocoso, è gioioso, è un ragazzino insomma che, nonostante, ripeto, a livello estetico sembra che abbia un'età molto elevata, in realtà è un ragazzo che ha mantenuto l'età anagrafica a livello interno, quindi a livello di cervello. Chi soffre di questa malattia, la progeria, ovviamente, siccome invecchia velocemente, ha tutte quelle malattie che sono tipiche degli anziani, quindi dolori alle articolazioni, artrite reumatoide, problemi anche a livello cardiaco, quindi ci si potrebbe sviluppare, per così dire, patologie del cuore, come per esempio dei piccoli infarti, degli ictus, insomma, tutte malattie che sarebbero, diciamo così, conosciute molto da chi è anziano. Bene, penso di avervi detto tutto, mi raccomando, guardate la storia di questo ragazzo, aiutate questo ragazzino che vuole vivere la vita ed è molto giocoso e allegro. Bravo, caro Sammy, non privarti mai del dono della vita, non più belli e spensierati che passi con i tuoi amichetti di scuola, di liceo, perché se ti privassi di questo allora sarebbe tutto finito, invece tu devi andare avanti perché sei un ragazzo simpatico, carino, sveglio, in gamba, ma soprattutto un ragazzo speciale che ha tanto da offrire agli altri, ai tuoi familiari, ma anche ai tuoi amici di scuola, di liceo e anche mi auguro di università se un giorno avrai intenzione di farla perché non ti manca nulla. 100 anni a te dedicati, il video termina qua, mi raccomando, in bocca al lupo, buona vita e non assegnarti perché la vita è una. Ciao da Leandro, il narratore italiano.